prima persona che procederà alla premiazione è il presidente Palombella, che allora il signor Paganini Umberto. Il signor Matteucci Aristide. Aristide, fallo vedere il diploma, fallo vedere l'attestato. Poi abbiamo il signor Capponi Umberto. Il signor Termentini Aldo. Il signor Grottanelli Domenico. Una nota di... Il signor Grottanelli Domenico è la persona che più avendo più di 40 anni di anzianità, è in assoluto la persona che ha l'anzianità maggiore tra tutti i premiati. Esatto. Il signor Lucaccioni Orlando di Viterbo, tassista. Salimbeni Giuliano di Vitorchiano, autotrasporto conto terzi in movimento terra. Il signor Santucci Gianfranco di Vetralla, falegnameria. La signora Ciucci Marcella di Montefiascone, parrucchiera, acconciatore. Il signor Gennarelli Aldo, Orte, officina meccanica. Il signor Bertoccini Mario di Montefiascone, settore termoidraulica. Il signor Smafora Augusto. Il signor Gaetani Livio di Viterbo Barbiere. Zannoni Luigi di Acquapendente Barbiere. Signor Bonifazzi Felice, Viterbo, settore edilizia. Marucci Enzo, Bagnoregio, gommista. C'è un riconoscimento alla memoria per il signor Candeori Giuseppe, credo che sia presente il figlio, signor Candeori Riccardo. Il signor Tosti Corrado di Vasanello, settore edilizia. La premiazione sarà effettuata dalla dottoressa Di Sabato della segreteria regionale per l'artigianato. Il prossimo nominativo è la signora Nami Lina di Montefiascone, acconciatore. Il signor Santini Settimio di Civita Castellana, barbiere.
il signor Mariani Franco, Nepi Panificio. Il signor Fieno Renzo, vetralla elettricista. Signor Vinci Mario, acquavendente, lavorazione terracotta e scultura della pietra. Per Andrea Romeo, Montefiascone, panificio. Signor Gianmaria Renzo, Orte, Movimento Terra. Il signor Costantini Vincenzo, Montefiascone, tappezziere. Il signor Attanasi Franco di Tarquinia, Movimento Terra. E infine il signor Calisti Amanzio di Vitorchiano, Autofficina. Per il momento abbiamo premiato tutti gli artigiani che hanno maturato almeno 40 anni. I prossimi invece sono i titolari di impresa, continuatori di un'attività fondata da un loro parente, che hanno in totale almeno 60 anni di attività. Penso il presidente, sì, perché in questo modo l'abbiamo distinti per categoria. Il signor Morelli Cesare, di Castiglione in Teverina, attività di nocineria. L'attività è stata iniziata nel 1949 dal signor Morelli Amelio, che è il fondatore dell'impresa. Il signor Marignoli Massimo e Marignoli Claudio. Il signor Dottavio Fausto, Officina Meccanica di Viterbo. La signora Cirioni Anna, di Civita Castellana, produzione ceramiche. Quattrini Mario, che credo sia anche in rappresentanza del fratello Gabriele, dell'impresa Fratelli Quattrini. Allora, il signor Cianchi Giuseppe di Viterbo, Officina Meccanica fondata nel 1959. L'impresa Fonteceto ritira il premio del signor Fonteceto Angelo. L'impresa è stata fondata nel 1938, è un panificio di Viterbo. Grazie a tutti, abbiamo concluso la manifestazione, la prima premiazione, premio fedeltà al lavoro artigiano, promosso dalla Camera di Commercio di Viterbo e dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Viterbo.